E di Matic che cosa possiamo dire? Ecco, questa analisi la sto facendo il venerdì 1 aprile. E è molto semplice. Allora, io ho tracciato questa trendline, che forse vediamo meglio se saliamo in weekly. La trendline è violetta. Si può tracciare se andiamo a unire questo minimo a questo minimo e troviamo qui un famoso terzo tocco. Vediamo che qui c'è stata una sorta di fake out, quindi ha rotto ma poi è rientrata dentro. Se volessimo, potremmo anche andare a fare questo lavoro qui, dove andiamo ad unire questi altri punti e vediamo che appunto al terzo tocco il grafico poi ha ripreso a salire. Ma anche qui, se uno volesse fare trading su un terzo tocco di trendline, bullish o bearish che si voglia, si può entrare con molta facilità e con uno stop loss relativamente stretto. Che cosa vediamo? Che ovviamente tutto si muove in concomitanza di Bitcoin ed Ethereum, dei grossi diciamo dei grossi bestioni e bastioni che muovono tutto il mondo delle cripto. In questo momento assistiamo a siamo arrivati a un punto in cui c'è questa resistenza 1,73, c'è anche in azzurro la nostra media 200 periodi semplice, e mentre le candele precedenti hanno creato delle rejection, delle ombre, quindi hanno toccato ed è come se si sono scottate e sono tornate indietro. Adesso vediamo che c'è questo candelotto bello importante, ecco questa risalita che c'è stata proprio oggi e in particolare attorno alle 14:30, dove c'è stata la notizia di non fare payroll. Che cosa possiamo aspettarci? Beh, sicuramente dobbiamo vedere quello che succederà a questi livelli, soprattutto se arriveremo a questi livelli. Il ragionamento quale deve essere? Allora, prendiamo un attimino la nostra freccetta. Nel momento in cui si rompe, prima di entrare, quello che è sempre bene fare è aspettare un ritracciamento, un breaker retest. Se si arriva a questi livelli, poi si può pensare ad un'ulteriore salita. La salita dove ci porterà? Vediamo che la resistenza successiva potrebbe essere questa attorno ai 2,05 euro. Se andiamo a vedere il margine netto che abbiamo di crescita in termini percentuali dal punto in cui siamo, è la possibilità di arrivare. Se torniamo fino a questo massimo precedente al 69%, ma abbiamo un'autostrada, molto di più, che possiamo arrivare fino al 70%, quindi non di più. La situazione è questa, l'autostrada c'è perché ovviamente Matic, con tutte le premesse precedenti, può fare molto di più. Se ci dovesse essere un ritracciamento, comunque c'è questa trendline che continua a funzionare. Nel momento in cui dovesse essere rotta, iniziamo un pochino a ripensare a una situazione in cui poter rientrare su Matic in un punto più basso. Quindi ecco, spero che questo video ti abbia aiutato e se ti è piaciuto iscriviti al canale.